Buongiorno a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione in diretta di Udinese TV. Oggi è una giornata importante per tantissimi studenti della nostra regione perché ricomincia ufficialmente la scuola, anche se molti istituti avevano già iniziato ad aprire le proprie porte per alcune lezioni. Oggi però il via ufficiale a questo nuovo anno scolastico dopo tanti mesi di homeschooling, di scuola da casa. Oggi i ragazzi sono ritornati in presenza. Abbiamo seguito sia durante la rassegna stampa questo appuntamento, questa situazione, ma la seguiremo anche nel corso di questi appuntamenti con le informazioni. Cominciamo subito andando a Pradamano, dove oggi viene inaugurata una nuova scuola materna. C'è per noi Luciana Idelfonso. Buongiorno Luciana. Si è appena conclusa l'inaugurazione della nuova scuola primaria Ellero qui a Pradamano, ne parliamo insieme alla dirigente scolastica. Allora, è stato un rientro emozionante per la nuova struttura e perché si riparte? Certo, è stato un rientro, è un rientro veramente emozionante per le famiglie, per i bambini, ma anche per tutti i docenti. Rientrare, ritrovare i bambini, è qualcosa, ritornare alla realtà della didattica, alla realtà della scuola, è qualcosa che veramente, lascia emozionati tutti quanti. I bambini credo che, siano più che emozionati, ansiosi di rivedersi, di ritornare insieme, di rivedere gli ambienti a loro, più vicini, perché passano tanto tempo nella scuola, no? Più vicini e anche più conosciuti. Insomma, il ritornare nella normalità, nella vicinanza tra di loro. Quindi noi speriamo, no, in un anno scolastico che pur con qualche singhiozzo ci conduca fino a giugno, con qualche inciampo, ripeto, con qualche singhiozzo, ma ci conduca a un lavoro costruttivo, fino a giugno, alla fine dell'anno scolastico. Nel suo discorso lei ha parlato anche di quanto sono importanti interventi come questi per rendere le scuole sicure. Certo, la sicurezza per i ragazzi, per chi ci lavora, dentro gli edifici è importantissima. Essere sicuri in un ambiente sicuro, dal punto di vista della integrità fisica, ma anche dal punto di vista dello star bene, è qualcosa che ci rende il lavoro meno faticoso, più gioioso. E rende anche il lavoro più proficuo, più adatto al nostro modo di essere e di vivere. Qualsiasi lavoro, in particolare il lavoro di docenza, il lavoro del personale che opera nella scuola e per i bambini. Una scuola sicura e una scuola a colori. A tal proposito abbiamo sentito anche il sindaco di Pradamano e l'assessore regionale Pizzimenti. Sentiamoli. Assessore, si è appena conclusa l'inaugurazione di questa nuova scuola, una scuola sicura, antisismica, moderna, colorata, pronta per accogliere i ragazzi in un anno così difficile. Diciamo che oggi la mia presenza va a testimoniare quello che dovrebbe essere e dovrebbero essere tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia. È un percorso difficile, lungo, complesso e anche costoso, però mettere a norma le scuole, dare sicurezza anche ai genitori che siano tranquilli a portare i propri ragazzi nell'istituzione scolastica, mi pare che sia un obiettivo fondamentale della mia amministrazione e dell'amministrazione Fedriga. È un impegno, come dicevo, che porta a centinaia di milioni di euro, però in moltissimi casi sono già partiti i lavori e quindi siamo fiduciosi anche per il futuro. Spesso lei ha detto che le scuole hanno bisogno di interventi, considerando anche la zona sismica in cui siamo. Assolutamente sì, praticamente tutti hanno fatto la valutazione sismica del proprio edificio, parlo dei comuni, stanno arrivando ovviamente i risultati, in molti casi sono risultati anche positivi, cioè nel senso che tutto sommato non ci sono difficoltà, in altri bisogna intervenire. Il programma è annuale, quindi ogni anno si investono decine di milioni di euro per la sismicità nel territorio Friuli Venezia Giulia, quindi è chiaro che i tempi sono lunghi, però
io sono fiducioso che in un periodo relativamente breve riusciamo a mettere a norma tutte le scuole Friuli Venezia Giulia. Sindaco, un momento di gioia in un anno difficile, si riparte con la scuola, si riparte con una scuola nuova e dove le tabelline hanno una certa importanza, non è vero? Sì, come si può vedere abbiamo le tabelline sull'alzata dei gradini, è una delle novità di questa scuola e sono sicuramente fattori di carattere estetico, ma soprattutto fattori di carattere didattico. Noi abbiamo voluto che in questa ristrutturazione i muri, i pavimenti parlassero, insegnassero qualcosa ai nostri figli. La cosa vera però è che questo è il primo edificio antisismico, quindi l'edificio più sicuro che ci sia qui a Pradamano e non solo, e con un contributo importante da parte del Ministero e un contributo che si è affiancato dell'Unione Europea per l'efficientamento energetico, oltre a quello che per l'impianto, nuovo impianto antincendio. Un investimento che supera ampiamente i 2 milioni di euro, quasi 3, ed ha rinnovato la scuola primaria di Pradamano e accoglie quindi in totale sicurezza i 160 ragazzi che la frequentano da oggi come primo giorno. Li abbiamo visti, erano tutti emozionati. Beh, siamo emozionati anche noi, insomma, noi come genitori siamo emozionati, noi come amministratori che affrontiamo questa sfida di una nuova scuola, di un nuovo anno scolastico con tutte le norme e i rischi legati al Covid e tutto quello che abbiamo potuto mettere in campo affiancando l'istituto comprensivo nella distribuzione e fornitura di gel disinfettante per le mani, tappetini igienizzanti, mascherine, tutto quello che può servire. Siamo pronti a metterlo in campo anche nei prossimi giorni con l'obiettivo che la scuola non si fermi più e possa continuare ad accogliere e istruire i nostri figli. Una giornata emozionante sicuramente per i più piccoli, ma anche per gli studenti delle superiori che ritornano sui banchi dopo tanti mesi di assenza. Questa mattina siamo andati a vedere come se la stanno cavando allo Stellini e al Malignani. Allo Stellini, ad esempio, hanno dovuto reperire nuovi spazi per accogliere tutte le classi in sicurezza. Sentiamo l'intervista al preside. Avevamo bisogno di spazi aggiuntivi e in collaborazione con l'EDR, l'ex UTI, l'ex provincia, abbiamo ottenuto la disponibilità di spazi aggiuntivi qui al Centro Culturale della Madonna delle Grazie in via Pracchiuso, dove potremmo utilizzare due aule molto ampie, hanno 150 metri quadri ciascuna, quindi possono ospitare dei gruppi numerosi come è il caso di queste due classi. Come ha visto i ragazzi? Qua parliamo anche di una prima, quanta emozione c'è di ritornare a scuola dopo 7 mesi e di cominciare anche una nuova avventura? Molto emozionati i ragazzi, ma molto emozionati anche i genitori, forse li vedete dietro a me, sono lì attaccati ai vetri dell'aula della prima E, perché vogliono vedere appunto l'inizio di quest'anno scolastico, vogliono seguire i loro figli, vogliono accompagnarli con lo sguardo, perché insomma è un momento molto importante. Ragazzi di prima ovviamente anche un po' spaesati, ma questo è comprensibile. Io adesso andrò nelle classi a portare un saluto, sperando che sia davvero un anno scolastico all'insegna della serenità. Abbiamo lavorato, credo, in modo efficiente, perché insomma da tempo noi qui allo Stellini stiamo lavorando per trovare una soluzione. Se poi queste soluzioni saranno anche efficaci lo dirà solo il tempo, insomma, però siamo soddisfatti del lavoro svolto, ci sarà qualche disagio soprattutto all'inizio, ma in corso d'opera vedremo di risolvere tutto. Queste allora le parole del dirigente scolastico dello Stellini. Andiamo invece al Malignani, dove ci sono migliaia di studenti, una situazione sicuramente più complicata da gestire, ma anche con tanti spazi in più. Abbiamo chiesto anche quali sono le disposizioni relative ai banchi. Vediamo. Sì, oggi in effetti è un giorno importante, non solo per noi che abbiamo lavorato durante tutto questo periodo estivo per essere pronti, ma penso che sia importante soprattutto per i ragazzi. È dal 24 di febbraio che la scuola è chiusa, abbiamo per diversi mesi lavorato con la didattica a distanza e oggi finalmente c'è la possibilità di rientrare a scuola in presenza e di avere, diciamo, la possibilità di tornare a lavorare con la didattica tradizionale. Quindi noi abbiamo lavorato tutto il periodo estivo per mettere in atto quelle che sono le linee guida che il Ministero ci ha indicato e speriamo appunto che l'inizio possa essere dei migliori e si possa continuare a lavorare anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane in modo regolare. E dobbiamo lavorare con tutto il personale docente, anche il personale ATA,
per far capire quelle che sono le regole che noi abbiamo indicato nelle varie circolari. Quindi la preoccupazione principale è quella di mantenere il distanziamento, che è la regola principale per evitare il contagio Covid. La difficoltà, l'igienizzazione delle aule, mi immagino, i banchi. Questa, diciamo, è una procedura che abbiamo già adottato anche durante il periodo degli esami di Stato. La preoccupazione nostra è che la scuola è grande, abbiamo 2600 studenti, per cui è chiaro che è una comunità molto numerosa, e mettere in atto questo protocollo significa far capire prima di tutto ai ragazzi quelle che sono le regole per la loro sicurezza, ma anche per la sicurezza di tutto il personale. Ma questi banchi monouso, monopersona, voi li avete qui? Allora, noi avevamo già da sempre i nostri banchi sono banchi singoli, nei laboratori abbiamo qualche banco doppio, per cui anche noi abbiamo aderito alla richiesta dei banchi singoli. Sono banchi che hanno le dimensioni da 50 per 70 centimetri. La posizione di questi banchi nelle aule chiaramente permette di garantire il distanziamento di un metro bocca a bocca. Queste allora le disposizioni per garantire la sicurezza all'interno delle scuole. Ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in vista della ripresa delle lezioni in tanti paesi, ha voluto diramare alcuni messaggi proprio dedicati agli studenti, date le conseguenze devastanti sui bambini, i giovani e la nostra società nel suo complesso. La decisione di chiudere le scuole dovrebbe essere l'ultima spiaggia, una soluzione temporanea e solo a livello locale in aree con un'intensa trasmissione di Covid-19. Questo è il monito lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante un incontro sul Covid-19, ragazzi, e sul ritorno fra i banchi di scuola. In molti paesi, ha ricordato il direttore, servizi essenziali sono stati interrotti e milioni di bambini hanno perso mesi di scuola. I potenziali effetti a lungo termine di Covid-19 sulla salute in coloro che sono stati infettati rimangono sconosciuti, ha detto. In alcuni paesi si è tornati fra i banchi, in alcuni invece altri le scuole rimangono chiuse. Quanto alla riapertura degli istituti, il tempo durante il quale le scuole rimangono chiuse dovrebbe essere utilizzato per mettere in atto misure per prevenire e rispondere alla trasmissione del virus quando gli istituti riaprono. Dall'inizio della pandemia, capire come Covid-19 colpisce i più giovani è stata una questione prioritaria. A 9 mesi dall'inizio della pandemia rimangono molte domande, ma stiamo iniziando ad avere un quadro più chiaro. Sappiamo che i bambini e gli adolescenti possono essere infettati e possono infettare gli altri. Sappiamo che questo virus può uccidere anche loro, ma che i bambini tendono ad avere un'infezione più lieve e ci sono pochissimi casi gravi e decessi per Covid-19 tra bambini e adolescenti. I dati che abbiamo mostrano che meno del 10% dei casi segnalati di Covid-19 e meno dello 0,2% dei decessi riguardano persone di età inferiore ai 20 anni. Queste le parole del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vediamo adesso qual è la situazione del coronavirus in regione, perché ci sono i dati di ieri, ma ci sono anche alcuni aggiornamenti proprio sui focolai del Friuli Venezia Giulia. Sono 615 gli attualmente positivi, sono dati ovviamente di ieri sera. 2 pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 24 sono ricoverati in altri reparti. 20 nuovi contagi rilevati rispetto a ieri, di cui 7 a Udine, 10 a Pordenone, 2 a Gorizia e 1 a Trieste. Riguardo invece i focolai di cui stavamo parlando, la notizia positiva riguarda i 115 studenti del liceo scientifico Buonarroti di Monfalcone che sono stati messi in quarantena dopo che un insegnante è risultato positivo. Ebbene, tutti i tamponi sono risultati negativi, quindi ci sono buone notizie per gli studenti del liceo di Monfalcone. Ancora chiusa invece la scuola materna di via Max Fabiani a Gorizia, dopo che una maestra è risultata positiva. 50 le persone che stanno aspettando il risultato del tampone tra genitori, personale e bimbi. A San Giorgio di Nogaro invece ancora si tracciano i contatti del vice sindaco Enzo Bertoldi, che è risultato positivo al Covid, mentre a Trieste, all'hotel Fernetti, sono saliti a 16 i contagiati. Nella serata di ieri è arrivato anche l'aggiornamento relativo ai contagio all'Electrolux di Porcia. Sono 3 i dipendenti sospesi dal lavoro da parte di Electrolux. I dipendenti sono operanti in prossimità della persona che è risultata
risultata positiva al coronavirus. È stato infatti trovato un positivo al tampone tra i 3 lavoratori in quarantena fiduciaria, un lavoratore che non aveva sintomi, era quindi asintomatico, e l'azienda ha deciso quindi di sospendere anche i 3 che gli stavano vicino. Per quel che riguarda invece l'Italia, sono 1229 i nuovi contagi, stando all'ultimo aggiornamento fornito dal Ministero della Salute. Nuovi casi in aumento rispetto a quelli registrati ieri, ma sono stati maggiori anche i tamponi processati, più di 80.500 rispetto ai circa 45.300 del giorno precedente. Gli aumenti maggiori di nuove positività riguardano la Lombardia, 176 casi in più rispetto a ieri, la Liguria, il Lazio e la Campania, tutti sopra i 100 contagi al giorno. I nuovi decessi sono 9, che portano il totale dei morti rilevati, dalle morti rilevate da inizio pandemia, a 35.633. Lo vedete anche dalla grafica. 39.712 sono le persone attualmente positive in Italia. Di queste, 200 sono in terapia intensiva e 2.222 ricoverate in altri reparti. E guardando invece la situazione Covid vicino a noi, in Austria e in Slovenia, tutti e due i paesi hanno deciso di correre ai ripari per l'acuirsi dell'epidemia, complice l'inizio delle scuole e i rientri dalle vacanze. Tutti e due i paesi tornano a guardare con preoccupazione al coronavirus. Peggiora l'andamento epidemiologico in Austria, con il semaforo indicante il rischio contagio che per la prima volta è passato ad arancione a Vienna, Innsbruck e altri 5 comuni. Ci sono 380 casi in più al giorno in Austria. La Slovenia invece è tornata a zona rossa, è stato dichiarato infatti il provvedimento dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica, che ha dichiarato come le aspettative siano di circa 165 nuovi contagi al giorno. E riguardo proprio la situazione del mondo, ha superato quota 930.000 il numero di decessi legati al coronavirus, secondo i dati dell'Università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono quasi 30 milioni, 29 milioni e mezzo. Il paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 195.000 morti e quasi 6 milioni e mezzo di casi. Seguono anche l'India e il Brasile. Nuovo record di contagi anche in Israele. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo i dati del Ministero della Sanità, sono stati 5.523 a fronte di un aumento dei tamponi arrivati a 55.734 test. Il tasso di infezione si attesta al 9,9%. I casi attivi sono 42.000, con 535 pazienti gravi. L'India ha superato la soglia dei 5 milioni di casi di coronavirus, e negli Stati Uniti almeno 7 persone sono morte in relazione ad un'epidemia di coronavirus scoppiata a un ricevimento di nozze. Poi, in merito al vaccino, si registra anche l'ultima dichiarazione di Donald Trump, che a Filadelfia ha detto che il vaccino potrebbe essere pronto entro 3-4 settimane. In questo caso il vaccino arriverebbe prima delle elezioni americane del 3 novembre. E con la cronaca torniamo invece in Italia, e per la precisione ad Ancona, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato per cause ancora in corso di accertamento al porto. Le fiamme sono partite intorno a mezzanotte e mezza all'interno del capannone ex Tubimar. Il rogo è stato circoscritto dai vigili del fuoco, ma ci sono diversi focolai ancora all'interno dell'area. Le operazioni di spegnimento dovrebbero andare avanti per tutta la giornata. Le fiamme non hanno causato feriti, ma hanno provocato esplosioni nel capannone, avvertite anche distintamente da molto lontano, oltre a una colonna di fumo alta e densa che adesso si sta abbassando e spostando verso sud. Sono stati distrutti alcuni camion, le strutture dei capannoni interessati potrebbero appunto contenere solventi, vernici e anche materiali potenzialmente tossici. Nella zona ci sono anche una ditta che produce azoto liquido, una centrale elettrica e un impianto di metano. Il comune quindi ha deciso di invitare la cittadinanza a tenere le finestre chiuse in attesa
del risultato delle analisi, il centro città invaso dal fumo. E allora, scuole e uffici sono stati chiusi, non si va a scuola e non si va in ufficio ad Ancona a causa di questo tremendo incendio e per la nube che si è diramata proprio dalla zona colpita dal rogo. Lo vedete anche in questo scatto che vi possiamo mandare dal sito dell'ANSA, grazie alla regia. Con questo noi ci fermiamo al momento, l'informazione ritorna come sempre in diretta alle ore 12, ci vediamo più tardi, buona mattina con Udinese TV.